pomeriggio a tutti carissimi ascoltatori e benvenuti alla nuova puntata di Quattro Chiacchiere con. Oggi avrò qui con me ben due ospiti per questa puntata. Infatti avrò Andrea Melchiorre, che l'abbiamo conosciuto sulla poltrona di Uomini e Donne, però sta facendo veramente tantissima strada. E poi avrò con me una blogger, mi piace definirla così perché io impazzisco, ha una pagina Facebook e si fa chiamare La Gazza. Quindi oggi ci sarà questa puntata un po' al maschile e un po' al femminile, no? Perché avremo prima Andrea che ci parlerà dei suoi progetti e poi avremo questo personaggio di Facebook, La Gazza, che scrive veramente dei pensieri molto profondi e molto vicini alle donne. Come vi avevo anticipato, oggi ho qui con me un fantastico ragazzo. L'abbiamo conosciuto in un contesto televisivo, ma ora lo conosciamo soprattutto per la fantastica carriera che sta portando avanti. Oggi ho qui con me Andrea Melchiorre. Ciao! Buonasera a tutti. Tutto bene? Sì, tutto più avanti. Bene, allora abbiamo un pochino di domande qui per te e iniziamo insomma con la domanda tipo, e cioè com'è stato iniziare questa nuova carriera? Ti vediamo spesso posare. Infatti ricordiamo che tu sei romano e parlaci un po' insomma anche di questo rapporto con la tua città. Cosa ti dà a Roma? Guarda, Roma ti dà tanto stress perché c'è sta traffico dappertutto. E perciò sta sempre in fila a macchina, però è bella. C'è tutto, moda, cinema, spettacolo, tutto quello che puoi fare qua. E dove vorresti andare a vivere se non a Roma? Bene, abbiamo visto che hai anche moltissimi tatuaggi. Quando hai fatto il primo? 15 anni. Papà, posso farmi il tatuaggio? No, il giorno dopo c'è tutta la gamba tatuata. Ah, pensa un po'. Bene, e invece l'ultimo tatuaggio che hai fatto? Si può dire culo in radio. Ah, bene. Ho fatto dal fianco fino al collo e la pianta del piede, tutta la gamba destra. Ah, pensa che dolore, mamma mia. Abbastanza. Bene, e parlaci un po' anche insomma di qualche progetto futuro. Sarà possibile incontrarti, vederti? Beh, sì, diciamo che tramite la mia agenzia si organizzano il weekend, spesso varie serate dove c'è richiesta. Poi ogni tanto faccio raduno con tra virgolette con i fan che lo richiedono. Tutti oggi siamo incontrati dal Momo, adesso tra un mesetto ci vedremo sempre dal Momo. E poi tramite Instagram e social network più o meno stai sempre aggiornati. Sì, ti vediamo spesso, ti seguiamo, è un piacere seguirti, insomma. E c'è uno stilista in particolare con il quale ti piacerebbe collaborare? Bene. Ricco e Sonny Barrett, due miei pupilli, diciamo, quelli che preferisco. E invece c'è magari un fotografo o una rivista di moda sulla quale un giorno vorresti comparire? Beh, Vogue, è arrivata a Vogue, è finito. E c'è un modello dal quale prendi ispirazione? Bene, allora, un difetto che hai scoperto di avere ultimamente? Ultimamente? Sì. Sto diventando un erasterico, quello isterico. E un pregio, invece? Sono buono, da morire. Beh, da tipico romano, insomma, dai. Troppo buono, diciamo, sì. Bene, e se invece ti fosse data la possibilità di poter recitare, lo faresti? E magari
in qualche pellicola, magari romana, con De Sica, con qualcuno. Magari con Bene. E parlaci un po', insomma, di Andrea. Andrea chi è? In cosa si è trasformato ultimamente? In cosa è maturato Andrea? Bene, e quindi se dovessi descriverti in due parole? Perfetto, ok. Ricordiamo quanti anni hai perché insomma sei giovanissimo, alla fine... Ah, beh, dai. Perfetto. E farai altri tatuaggi? Non lo so, hai in mente qualche altro disegno, qualche nuovo tatuaggio? Bene, Però perfetto. non mi farò mai parti visibili come mani, queste collo, queste facce, queste viso. E come mai? Perché mi sembra troppo. Un conto tatuaggio che puoi nascondere, comunque la gente è inutile negare, ma mi vede pregiudizi. Uno è vedere tatuaggi sul viso, sulle mani, comunque posti visibili. È un altro conto, adesso c'è una cena importante, un tatuaggio sulla mano, un tatuaggio sul collo, comunque con una camicia e una giacca, i miei tatuaggi non si vedono. Quindi se avessi tutta la mano tatuata, il collo, la gente li guarda anche strano. E se per un giorno avessi la possibilità di inventare una legge, quale legge inventeresti? Ma riaprirei case chiuse, Bene. che c'è per strada. Ah. Perfetto, e come ti vedi tra 10 anni? Tra 10 anni spero con una famiglia, con due figli e una bella moglie. Ah, due figli, e perché proprio due? Maschio e la femmina. La coppia. Il maschio più grande e la femmina più piccola, è proprio di essere un circolo. Segui il calcio? Da morire. E quindi sarai anche tifoso della Roma per caso? Scontato, dici? No, non è scontato assolutamente. La mia paura è che mi rispondessi che magari eri della Lazio, no? Quindi magari fai No, una per gaffe. complicare con me mi potete lasciare, se no se voglio avere buoni rapporti possiamo continuare sulla linea della Roma. Va benissimo, ok. Allora dai, un commento a caldo sulla nuova paternità del pupone. Lui c'ha tre figli, quattro figli avvicinati, se lo può permettere. Era appena il figlio, no, non ce ne nascondiamo dietro al dito. Però è ricco, è giusto che lo fa, ricco fa campo bene. Se non lo fa lui, dici? Bene, allora io ti ringrazio per questa brevissima intervista e ti faccio l'in bocca al lupo per la tua carriera anche a nome della nostra radio. Grazie, e allora buon pomeriggio, un bacio immenso. Buonasera, ciao ciao. Ciao ciao. Che piacere aver avuto Andrea qui con me. Devo dire che è un ragazzo molto simpatico, no? Perché poi ha anche questo modo di parlare così tranquillo, non è impostato. Bene, adesso è arrivato il momento che io aspettavo con un pochino più di ansia perché avrò questa chiacchierata con questo nuovo personaggio di Facebook. Vi consiglio di seguirla, specialmente se siete delle ragazze che hanno un continuo flusso di emozioni e vorrebbero scrivere su Facebook di tutto. Vedi la ragazza che porta la tua stessa maglietta? Ecco, vorresti scrivere sul tuo profilo di Facebook, ma guarda questa che mi copia, per esempio, no? Anche se so che saremo tutte più volgari. Ecco, non vi preoccupate, c'è la Gazza che parla per voi. Quindi non mi resta che presentarla. Presentiamo
Peggio di un uomo che invita a pranzo e non paga, c'è solo quello che paga con i ticket restaurant. Smithers, libera i cani. Ragazzi, stasera ho qui con me la Gazza. Buonasera. Allora, che ci racconti? Ah, è un piacere per me, guarda, parlare con te, che insomma io ho già detto che dai proprio sfogo ai pensieri del 99% di noi donne. Eh beh, dai, perfetto. Perché poi tendo a parlare soprattutto a un pubblico femminile, quindi il fatto di riuscire ad arrivare è una grande soddisfazione. Sì, ma infatti che poi è incredibile perché hai questa capacità anche giocosa, no? Perché non è per esempio quel lato un po' triste, tipo oddio mi hanno lasciata oppure oggi piove e portavo i tacchi. No, è proprio una cosa reale, cioè che palle, oggi portavo i tacchi, momenti mi ammazzo sul tombino perché stavo scivolando. Cioè è una cosa veramente reale. Diciamo che tendo a drammatizzare, mettiamola così, mettiamola così. Perfetto, allora io inizierei subito prendendo anche un pochino spunto da un altro post. Allora, la mia non è una famiglia tradizionale, perché io sono separata e alla sera mi trovo sul divano con i miei due bambini. Noi tre. Passano giorni in cui rimpiango le serate trascorse tutti e quattro davanti alla TV. Quello sì, ma non ho niente da invidiare a moltissime famiglie apparentemente tradizionali. Raccontaci un po' di te allora, dai. Allora, di questo tuo rapporto con i tuoi figli, no? Abbiamo visto tante foto, tanti post che gli dedichi, insomma, no? E insomma, sono bambini veramente tranquillissimi, molto fotogenici, scommetto bellissimi. Parlaci un po' di loro, no? Perché comunque questa intervista sicuramente sarà ascoltata anche da molte mamme. Dai, dai! Infatti, io volevo dire solo questo, che loro secondo me hanno un qualcosina in più che specialmente le ragazze della mia età, insomma 20-21 anni, invidiano un po'. Hanno una mamma seguita su Facebook, vabbè, però che scrive e che viene seguita per quello che scrive e non tanto per i link magari che mette, ma proprio per quello che scrive. Quindi pensa a questi ragazzi quando magari in futuro leggeranno: guarda mia mamma, veniva seguita da tutti e gli dicevano pure che era brava. Chiedono, leggici quello che hai scritto, fammi vedere cosa ti hanno risposto. A loro piace molto questa cosa. Poi ogni tanto mi chiedono: ma allora possiamo dire se sei famosa o no? Ora, ora non ci allarghiamo, però a loro piace questa cosa.
perché vedono che io la faccio con tanta passione e quindi probabilmente gli arriva. E quindi da dove è nato il bisogno di aprire una pagina di Facebook? È nato perché io ho sempre scritto fin da quando ero piccolina, ho sempre scritto per me, per i miei genitori, per i fidanzati, per le amiche. Ho tuttora tantissime amiche che mi dicono, c'è l'uomo che mi ha scritto un messaggio, mi ha chiamato a casa, cosa rispondo? E io rispondo a tutti i fidanzati delle mie amiche. E quindi è una passione che ho sempre avuto. E poi sono state proprio le amicizie probabilmente a incitarmi, no? A dirmi, guarda che quando scrivi te emozioni, quando scrivi ci fai battere il cuore, perché non provi, perché non lo fai. E poi l'avvento dei social, no? Ho iniziato un po' così, per caso, prima su Twitter e poi ho deciso di aprire questa pagina Facebook, però non pensando che avrei avuto comunque Ecco, proprio qui, successo. no? A 40.000 inizio a tirarmela, ve lo dico. A quanti stiamo? Quasi 40.000, ora non me lo ricordo, però A non so, mi 40.000 ricordo. stappamo, eh? A 40.000 scappate perché me la tiro. No, non me la tiro perché non mi riuscirebbe, però sarei ipocrita a non dire che è comunque una soddisfazione, cioè non essendo io comunque un personaggio pubblico, non essendo nessuno, il fatto che alle persone arrivi tutta l'emozione che io ho quando scrivo, per me è una bella soddisfazione, da tirarsela, E perché proprio la Gazza? ecco. La gazza in realtà non c'è nessun pensiero particolare dietro, è soltanto un diminutivo del mio cognome e quindi a me hanno sempre chiamato così, mi hanno sempre chiamato così a scuola, fin dalle medie, sono sempre stata la gazza per tutti. I miei amici mi chiamano la Gazza, cioè tutti mi chiamano la Gazza, e quindi in realtà non c'è nessuno studio dietro, è proprio un soprannome che ho sempre avuto per il cognome che ho. Perfetto. E adesso te la faccio io questa domanda che ci hai posto tu. La canzone d'amore tra le canzoni d'amore. Hai visto quanti commenti ci sono stati? La mia è la costruzione di un amore di Perfetto. trovo assolutamente una poesia. Ok. E se tu invece fossi una canzone, di che genere saresti? Magari che diventa melodica, perché in realtà invece sono un sacco di personalità che convivono a volte anche a fatica, perché non riuscirei a identificarmi in un genere e basta, ecco. Bene, andiamo avanti con un altro post. Questo ti giuro che è la storia della mia vita. Vabbè, della mia breve vita ancora. Allora, non stavamo insieme da molto. Quella sera mi aveva invitato a cena. C'era stata una piccola discussione la mattina e forse voleva rimediare. Gli dissi che avevo già un appuntamento fissato con le amiche per le 20:30. Ecco. Alle 8:30, quando uscii di casa col mio profumo buono, il vestitino nero e le labbra rosse, lo trovai al portone. Parlaci un po' di questa esperienza, di questo amore così incredibile. Allora, io sono una persona molto passionale, ma soprattutto che coglie molto dettagli, no? Infatti quando a volte nei commenti mi scrivono, ma non sono vere queste storie, in realtà sono tutte verissime, non hanno niente di speciale, no? Soltanto che magari riesco a raccontarle e forse non mi vergogno anche nel raccontarle. E lì volevo semplicemente dire che quando ci sono circostanze in cui, che so, quando un uomo ti prende e ti fa sentire come veramente l'unica cosa che desidera al mondo, vabbè, non ce n'è per nessuno, ecco, quindi in quel momento siamo veramente la donna fra le donne. E a me spiace anche questo senso di possesso a volte che non debba sfociare in una privazione della libertà, però questo sentirmi così presa
Siamo donne e siamo nate per battere i piedi. Non è un capriccio, è femminilità. Commenta, commenta. Beh. Giusto. Perfetto. Allora, come ultima domanda ti chiedo, c'è un uomo della televisione che vedi e pensi, mamma mia, se questo mi invita a cena ci vado immediatamente? Paghi tu, senza cani, senza Smithers. No, e perché? Ah, mamma mia, ho saputo che hai fatto, ho visto che hai fatto una piccola gita a Roma, no? Roma, come la interpreti? Beh, allora io ti mando un bacio dalla capitale a questo punto. Ti ringrazio per aver accettato questa intervista e mi raccomando, continua a scrivere. Io mando un bacio grandissimo ai tuoi piccoli. E ci sentiamo presto e mi raccomando, insomma, continua a scrivere, te lo dico proprio con tutto il cuore. Almeno magari diminuirai un po' la gastrite del 90% di noi. Allora, buona serata. Un bacio grande, grazie. Carissime donne, specialmente noi, scommetto che ci saremmo fatte una grandissima risata in compagnia di questo personaggio. La ringrazio ancora e mi raccomando, seguitela su Facebook e su Twitter. Ragazzi, un altro appuntamento finisce qui con mio grandissimo dispiacere e ci vediamo sabato per una nuova puntata. Mua! Ciao ragazzi, buona serata!